Questo video è stato sponsorizzato da MyLab, ad oggi il primo laboratorio di analisi clinica in Italia, che ha pubblicato il libro Cucciolo, i consigli del veterinario. Un must per conoscere tutto quello che vi serve, dalla crescita all'alimentazione del vostro coinquilino più peloso. Andate in descrizione per saperne di più, oppure ci vediamo a fine video. E se vi dicessi che si è scoperta la vera causa del cambiamento climatico, e che questa causa è... il pene! Oh, non mi sono inventato niente, eh? È scritto in questo articolo scientifico. E se è scritto qui, deve essere vero. Ah, e a quanto dice l'articolo, sembra anche che il pene non esiste. Ok. Il concetto di pene come costrutto sociale. Questo è un articolo verissimo, apparso nel 2017 sulla rivista di scienze sociali Cogent Social Science, in cui per l'appunto si dimostra che il batacchio, la ciola, la nerchia, non è una cosa vera, tangibile, materiale, carnosa, ma un costrutto sociale. O meglio, per usare le parole dell'articolo, un costrutto sociale isomorfo alla mascolinità tossica performativa. Sbiriguda, supercazzola prematurata. I peni anatomici possono esistere, ma dato che anche le donne transgender prima dell'operazione hanno peni anatomici, la mascolinità vis-à-vis del pene è un costrutto incoerente. Sosteniamo che il pene concettuale sia meglio comprensibile non come un organo anatomico, ma come un costrutto sociale isomorfo alla mascolinità tossica performativa, con doppio scappellamento a destra. Perfetto. Comunque, se non mi abbattono sto video dopo aver ripetuto 30 volte peni, io non so... 31... E tu dirai, ma cosa gli è passato in mente agli autori per pubblicare un simile studio? Ricercato, tutto bene, tutto a posto. Ma in realtà qui la storia è molto, ma molto più fine e fiera di come appare. Perché il discorso qui non è come mai a questi è venuto in mente di pubblicare un simile articolo, ma piuttosto... com'è possibile che glielo abbiano pubblicato davvero? Perché questo articolo è stato scritto ovviamente per scherzo. O meglio, è stato scritto per sputtanare. Sputtanare chi? Ma la rivista, ovvio. E direi che ci sono riusciti, visto che hanno davvero pubblicato sta roba senza nemmeno controllarla. Quella che doveva essere una rivista scientifica, ah! Oggi vi racconto cosa sono le riviste predatorie, ma soprattutto alcuni tra gli scherzi più geniali e eclatanti che siano mai stati realizzati per sputtanarle. In realtà, alcuni di voi sapranno già cosa sto per dire. Nell'ultimo mese, io e il mio compagno di viaggio Luca Perri abbiamo tenuto una serie di incontri per presentare il nostro nuovo libro che abbiamo scritto a quattro mani, La Tempesta Imperfetta, con anche i disegni di Sio. Nel libro approfondiamo il discorso dell'infodemia, raccontiamo dei complotti, delle dinamiche sociali che muovono tutto ciò, eccetera, eccetera. E c'è questo passaggio che ho scritto dove racconto per l'appunto delle riviste predatorie. Si chiama I Predatori di Cialtroni. Quindi sì, state per assistere a un mezzo spoiler. Ma piccolino. Anche perché ho fatto i conti in questi incontri in IRL dove ci siamo beccati, circa 4.000 di voi hanno già ascoltato cosa sto per dire. Ad ogni modo non basta. Non basta, dobbiamo raccontarle a tutti queste cose. Dobbiamo ridere delle cose ridicole, ma soprattutto dobbiamo capire bene come funziona un articolo scientifico, come funziona pubblicarlo e perché alle volte nemmeno quando una cosa è pubblicata su una rivista apparentemente autorevole, prestigiosa, è da prendere in considerazione. O comunque... Ma iniziamo dal principio, che cos'è una rivista predatoria? Per spiegarvelo vi devo prima spiegare cos'è una rivista scientifica e come funziona pubblicare un articolo. Perché non è esattamente come scrivere un articolo su TV, sorrisi e canzoni. Che saluto perché ci seguono sempre, ciao. Ok, devo scrivere un articolo, come funziona? Uno, ovviamente c'è la fase di studio. Ci si chiude in laboratorio e si fa una determinata ricerca. Dipende dal campo, ma ci sono ricerche che richiedono anche anni per essere svolte, a volte decenni. Quindi un singolo articolo scientifico potrebbe raccogliere anni e anni di studio e fatica in una determinata ricerca. Cerca, ricordatevi. Ah, comunque lui è Groucho. Scusate, non ve l'avevo presentato. Groucho, saluta Groucho. È corso in giro per tutto il tempo saltando su qualsiasi cosa e mo dormi? Proprio ora dormi? Due, l'articolo deve essere scritto in modo scientifico e rigoroso. Dipende dalla rivista, ma in genere c'è sempre un'introduzione dove si racchiude tutto quello che si sa al momento su un determinato argomento, ovvero lo stato dell'arte, e si spiega quel che si sa su quel tema e il perché si è fatto una determinata ricerca, un determinato studio, cosa si vuole dimostrare. Poi c'è la parte dove si descrive in dettaglio tutta la metodologia e gli strumenti utilizzati, quindi ad esempio l'esatto modello di strumento che si è utilizzato per quell'esperimento, tutti i parametri con cui sono stati acquisiti i dati o elaborati, la strumentazione precisa, a volte anche la temperatura della stanza con cui si sono acquisiti i dati può essere importante, come si è preparato i campioni, eccetera. Questa è la parte chiamata in genere metodi o materiali e metodi. Poi ci sta la parte di discussione dei risultati, che è la parte più importante dell'articolo ovviamente, con grafici, numeri, calcoli, in cui per l'appunto si mostrano tutti i risultati e si discutono. Ed infine le conclusioni. Quindi per capirci, scrivere un articolo è un lavoro assurdo, anni e anni per fare tutti gli esperimenti e
mettere i dati in fila, analizzarli, scrivere, riportarli, eccetera, eccetera. Ok, hai finalmente scritto il tuo articolo scientifico. Che fai a questo punto? Lo invii a una rivista che reputi la più opportuna. Esistono migliaia di riviste scientifiche. Oggi c'è una rivista scientifica per tutto, davvero specializzata per ogni singolo aspetto, micro aspetto scientifico e dettagliatissimo di quello specifico settore. Quindi devi scegliere la migliore rivista su cui pubblicare il tuo articolo, quella più coerente, più idonea. Io, ad esempio, quando scrissi un articolo sulla produzione di materiali a base di carbonio, mandai il tutto alla rivista Carbon, che pubblica solo materiali a base di carbonio, solo quelli. E di silicio non ci interessa, carbonio, rigorosamente. Però almeno tutti quelli che lavorano su quei materiali si leggono quella rivista e quindi, insomma, serve per quello. Vabbè, insomma, hai selezionato la rivista, hai mandato il tuo articolo. E adesso? L'editore della rivista ha ricevuto il tuo articolo. Ma come fa a capire se è scritto bene, se i dati sono coerenti, se si sono trascurati dei risultati da altri articoli, ad esempio, o che entrano in conflitto con i tuoi? Si mette lui a leggere un articolo alla volta capendo se è scritto bene? No, non lo fa lui. Anche perché nessuno è tuttologo qui. Quindi si inizia un processo chiamato di peer review, ovvero di revisione tra pari. L'editore manda il tuo articolo ad altri 2 o 3 esperti, dipende dalla rivista, che sono esperti proprio della materia o del campo di cui tu hai scritto. Il tutto ovviamente in modo assolutamente anonimo, quindi loro non sanno chi è l'autore dell'articolo e tu non sai chi sono sti revisori che lo stanno correggendo. A dirla tutta, i revisori non sanno manco chi sono gli altri revisori, insomma, tutto anonimo. Questi revisori, che sono anche loro docenti o ricercatori, leggono l'articolo, cercano di capire se tutto torna, se gli esperimenti sono stati condotti bene, se alcuni esperimenti secondo loro dovrebbero essere ripetuti o aggiunti, controllano che i dati non siano stati manipolati, eccetera, eccetera. A questo punto tutti i commenti dei revisori vengono inviati all'autore dell'articolo. E questo è anche il momento peggiore nella vita di un ricercatore, perché riceve i commenti dei revisori e vorrebbe spararsi. C'è sempre un revisore, nel mio caso è sempre stato il revisore 3, che non so perché proprio ce l'ha a morte con te. Ti scrive un sacco di commenti cattivissimi, del tipo: il tuo inglese fa schifo, questo paragrafo non ha senso, questa cosa fa cagare, sei stato adottato, tutte cose no. Comunque tu, autore, a questo punto devi rispondere ai dubbi o alle domande dei revisori, correggere se hanno trovato degli errori, spiegare determinati dati che potrebbero non essere coerenti o rifare degli esperimenti se li hanno chiesti, quindi ti tocca pure rimetterti a lavorare, porco cane. Succede. Questo sempre, ovviamente, se un revisore non ha scritto l'articolo fa schifo e non può essere pubblicato, e lì ti rifiutano proprio la pubblicazione e ciao ciao. Quando è finito tutto questo, il tuo articolo è stato approvato, che succede a questo punto? È finito? No, qui arriva la parte bella, perché qui si paga. Sì, può essere controintuitivo, ma gli autori dell'articolo devono pagare alla rivista scientifica per farsi pubblicare l'articolo. È così che funziona. E non è che parliamo di bruscolini, si parla di 1000 euro. Per le riviste più prestigiose al mondo, quelle più autorevoli, sono decine di mila di euro. E vabbè. Però se vieni pubblicato da quelle riviste, tutti gli esperti del settore, con un bacino di utenza incredibile, leggono il tuo articolo, avrai un impatto nella comunità scientifica incredibile, quindi vabbè, vale la pena. E un sacco di ricercatori a quel punto potranno leggere il tuo articolo, studiarlo, provarlo ad applicare, potranno farci quel che gli pare, insomma. Bello. In tutto sto casino, tenete presente che nel peggiore dei casi possono passare anche anni dal momento in cui si finisce di scrivere l'articolo al momento in cui questo viene pubblicato. E non è raro, eh? Ed è proprio qui che si infilano le riviste cosiddette predatorie. Perché alla fine, se ci sono dei soldi in mezzo che girano, ci sarà sempre anche qualcuno che cercherà di fottere il sistema. E sti cazzi se faranno danni, sti cazzi. Qualcuno ci ha guadagnato, tanto vale. Le riviste predatorie sono riviste apparentemente scientifiche, che si spacciano come tali perlomeno, ma che non lo sono. Sono indistinguibili all'esterno, sembrano una rivista seria, hanno un sito bellissimo, a volte degli articoli anche seri pubblicati, ma con un'unica grande differenza: pubblicano qualsiasi cosa. Su queste riviste il processo di revisione, di peer review, non esiste, viene totalmente saltato. Basta che paghi e ti pubblicano la qualunque. Non importa cosa sta scritto, paga. E ovviamente chi è che pubblica su queste riviste, eh? Un team di ricerca prestigioso o che vuol diventare tale pubblicherà mai su una simile monnezza? Ma tu ti immagini ad aver perso anni e anni della tua vita nella ricerca e poi pubblicarla sulla rivista predatoria? Ma che sei scemo? Ma manco se fosse il giornale a pagare meglio ci pubblicherei sopra. Diverso il discorso per i cialtroni, per quelli che hanno bisogno di andare in giro e dire di aver pubblicato per farsi belli. Quelli che vanno da gente che non sa assolutamente cosa sia una rivista predatoria e dicono: ehi, guarda, sono uno scienziato vero, dico cose vere, mi hanno pure pubblicato un articolo su questa prestigiosa rivista, sto cazzis. E ce ne sono, oh se ce ne sono, specialmente su Facebook.
Quanti ne ho visti? Su Facebook ci sono delle eminenze proprio. Potrei quasi dire dei candidati premi Nobel. Poi ci sono anche casi in cui si pubblica su queste riviste in buona fede, casomai perché sei inesperto, perché ti sei fatto ingannare. Ci sta. Ma ciò non toglie che queste riviste meritano di essere sputtanate. Ed ecco dove arrivano i nostri scherzoni. Chi ha detto che gli scienziati non sanno divertirsi, ah? E come funzionano questi scherzi? E insomma, se io mando ad una rivista scientifica un articolo assurdo e quella lo pubblica davvero, forse tanto scientifica non è. Forse quella è un pochetto predatoria. Uno degli esempi storici più eclatanti e pazzeschi di un simile sputtanamento è stato realizzato dagli scienziati informatici David Mazyers ed Eddie Cole. Dovete sapere che le riviste predatorie hanno sto brutto vizio di riempire di spam la posta elettronica di chi fa ricerca con messaggi del tipo: ehi, pubblica con noi, dai, pubblica qualcosa! Abbiamo letto i tuoi lavori e siamo sicuri che qualsiasi cosa tu ci manderai sarà interessantissima! E tu rispondi: ma io sono uno studente. E loro: sì, ma uno studente molto promettente. Dai, ti prego, pubblica con noi, pagaci, dai! Non avete idea di quante ne arrivino. Che poi, che cazzo significa pubblica un articolo con noi? Un articolo? Ma che significa pubblica un articolo? Non fa niente la tematica dell'articolo, cioè qualsiasi cosa. Anni di ricerca e ti do una ricerca qualsiasi di cui non ti interessa manco il tema. Scusate, sono particolarmente imbruttito perché una volta ci sono cascato pure io. No, non ho pubblicato su una rivista predatoria, ma ho partecipato a una conferenza predatoria. Dall'altra parte del mondo, precisamente. Vi racconterò tutto prossimamente, ma quando mi sono reso conto della cosa, diciamo che non ero molto felice. Anche perché me l'aveva consigliato un professore, quindi tu dici: e allora? Ricordo ancora le sue parole, tra l'altro. Questi sono bravi, facciamo una conferenza con loro. Ma torniamo ai nostri due scienziati informatici, David Mazyers ed Eddie Cole. Nel 2005 ci avevano due coglioni così, con ste email di spam, che decisero di mandare davvero un articolo a questa rivista. E dopo un bonifico bancario, che credo che si aggirasse attorno a 2000 euro, comunque uno scherzo costoso, l'International Journal of Advanced Computer Technology pubblicò il loro incredibile articolo dal titolo "Get me off your fucking mailing list", ovvero toglietemi dalla vostra fottuta mailing list. Fantastico. E glielo pubblicarono! Groucho, glielo pubblicarono! È sconvolto pure lui. No, piccino, non ti volevo urlare addosso, sto urlando a loro, a quei pezzi di merda. Tu sei bello. Ok, torniamo. Emotion, no, damn it! E tu dirai: beh, magari non si erano accorti che era un articolo parodistico. Non lo so. Il messaggio mi sembrava abbastanza chiaro, anche perché tutto l'articolo era composto dalle stesse identiche parole copia incollate e ripetute ad oltranza. Get me off your fucking mailing list! I titoli dei paragrafi pure erano "Get me off your fucking mailing list!" E per apparire più professionali c'erano anche dei grafici. Get me off your fucking mailing list! Persino la descrizione delle immagini, cioè... ma di che parliamo? E qui abbiamo un'altra meravigliosa figura. E qui si raggiunge l'arte, perché persino i nomi degli assi sono "Get me off your fucking mailing list". Groucho, dove sei? Vieni fuori. Groucho, Groucho, Groucho. E gliel'hanno pubblicato. Lo sai cosa significa? Che quelli non hanno manco letto l'articolo. Altro che peer review, non è stato letto proprio. Il paper fu disponibile online, pronto per essere letto, studiato e compreso dalla comunità scientifica internazionale. Una figura in me clamorosa. Ovviamente quando questi scherzi vanno a buon fine, la rivista predatoria chiude. Purtroppo è una battaglia persa a priori, perché ne apriranno altre 10. Le stesse persone, tra l'altro, ne aprono tantissime. E a tal proposito, la prossima storia ve la lascio raccontare direttamente da Luca. Quel che state per vedere è un estratto a teatro durante il Giovedì Scienza a Torino. Io sono appassionato di Star Wars, non so quanti di voi sappiano del mio disagio, e quindi, diciamo, facendo ricerca su Star Wars, una volta mi sono imbattuto in questo articolo, che faccio presente intanto è scritto da tale Lucas McGeorge, George Lucas, ok? Ma soprattutto parla dei midichloria. I midichloria, non so quanti di voi conoscono, diciamo, episodio 1, se non lo conoscete tutto sommato potete vivere bene uguale, ma in episodio 1 viene detto che la forza di Star Wars, quella che permea l'intero universo, è portata da degli esserini che vengono chiamati midichloria. E i midichloria quindi sono un qualcosa di completamente inventato, di completamente fantascientifico, eppure c'è un articolo pubblicato sui midichloria. E tra l'altro questo articolo è pieno di frasi bellissime, tipo: oltre a fornire energia cellulare, midichloria svolge funzioni quali rendere sensibili alla forza.
Seconda, coinvolto nella produzione di ATP, che esiste davvero tra l'altro, adenosina trifosfato, è il ciclo dell'acido citrico, denominato anche ciclo di Kylo Ren, sarebbe ciclo di Krebs, dal nome del suo scopritore. Ma, ad esempio, terza frase super bellissima, i midichlorian sono forme di vita microscopiche che risiedono in tutte le cellule viventi. Senza i midichlorian la vita non potrebbe esistere, non avremmo conoscenza della forza. I disturbi midichloriali spesso sfociano in malattie del cervello, quali l'autismo. E poi, ultima frase che vi riporto, parla del DNA dei midichloria, che è chiamato mtDNA. Ora, faccio presente una cosa, se ci avete fatto caso perché siete tipo ossessivo compulsivi, che midichloria è scritto sempre in maniera diversa. E nessuno ovviamente dei revisori se n'era accorto. Ma tra l'altro poi ci sono interi paragrafi dedicati a una parte, diciamo, della saga dell'universo esteso in realtà di Star Wars, che è la saga di Darth Plagg. E quindi Darth Plagg era un signore oscuro dei Sith, tanto potente e sapiente da poter usare la forza per indurre i midichlorian a creare la vita. Quindi ci sono interi paragrafi di questo tipo, ma vi dirò di più, ci sono interi paragrafi che sono copiati da una fonte, secondo me, ben più affidabile in questo caso, visto di cosa stiamo parlando, cioè la pagina dei mitocondri di Wikipedia, in cui l'autore ha preso proprio il testo, lo ha incollato nel suo articolo, ha fatto trova e sostituisci, cambiando mitocondri con midichloria, e tra l'altro poi ha, diciamo, anche esplicitato la cosa, perché in metodi, quindi abbiamo detto, viene spiegato metodi, la maggior parte del testo di quest'articolo è stata rotget. Allora, il rotegging è il prendere una frase e invertire un po' le parole in modo tale da far sembrare che la frase sia diversa e non far beccare il plagio. Questa è la cosa, e lui lo spiega nella referenza bibliografica, cioè te lo dice anche, quindi, e poi fa un'ulteriore confessione successiva, che è: la maggior parte del testo del documento attuale è stata recuperata da Wikipedia, mi scuso con gli autori originali di quella pagina. Cioè, questo è scritto in Materiali e Metodi. Cosa è successo? Che lui ha preso questa cosa e l'ha mandata a 9 riviste predatorie, o meglio, che lui temeva fossero predatorie. 3 riviste, le prime 3, che sono queste qua, hanno rifiutato l'articolo. Quindi o non sono predatorie o l'hanno letto un minimo, mettiamola così. Poi una rivista si è reso conto, diciamo, che qualcosa non tornava, ma a quanto pare ha apprezzato la cosa, quindi gli ha proposto il revisore 2 ha proposto: gli autori hanno trascurato di aggiungere i seguenti riferimenti, Lucas et al 1977, Palpatine et al, insomma, quindi hanno, diciamo, giocato assieme agli autori. Tra l'altro faccio presente che ovviamente l'articolo non è stato rifiutato, l'articolo è stato pubblicato poi, cioè una volta che hanno aggiunto Palpatine et al andava bene così. Un'altra rivista invece non si è accorta dello scherzo, ma si è accorta del plagio di Wikipedia. Evidentemente, di solito via software si scoprono i plagi, non è che vi mettete a leggere tutte le pagine internet. Quindi si è accorta del plagio e ha raccomandato di rimettere mitocondri al posto di midichlorian. E indovinate un po', poi ha pubblicato l'articolo, cioè non... Va bene così, una volta fatto va bene così. Invece poi 4 riviste hanno accettato direttamente l'articolo così com'era, senza modifiche alcune. La cosa divertente è che una di queste 4 poi ha ricontattato il dottor Lucas McGeorge per chiedergli se voleva far parte di un comitato di redazione di una decima rivista che stavano aprendo. Quindi sei stato talmente bravo che io ti propongo anche di lavorare per me. Insomma, non sempre proprio se ne accorgono le riviste predatorie del fatto che li stanno prendendo in giro. E c'è un altro caso, Barba. Un caso un pochino più complesso, sì. Lo ammetto, perché forse magari non se ne sarebbero accorti. Insomma, qua c'è uno studio pubblicato su una rivista pedagogica in cui si esalta gli studenti delle scuole superiori che vendono la droga nel deserto del New Mexico. Che voglio dire,
Di chimica, di chimica ovviamente. E comunque sì, in tutto l'articolo si ripercorreva alla perfezione la trama di Breaking Bad. Inoltre, e non so bene per quale ragione, nell'articolo si ripete molteplici volte che il Nuovo Messico si trova sulle isole Galapagos. Ah, e comunque aggiungevano anche importanti informazioni, come ad esempio il fatto che la craniotomia è un mezzo legittimo per valutare l'apprendimento degli studenti. Beh, ovviamente, sicuramente è soddisfacente per i professori che la applicano. Per gli studenti non sono sicuro, però. Ma i danni peggiori le riviste predatorie li hanno fatti in altri periodi, come ad esempio il periodo della pandemia. Avevi una teoria qualsiasi sul SARS-CoV-2, ma non avevi un briciolo di prova? E che problema c'è? Pubblica su una rivista predatoria. E ne ho visti di girare di articoli assurdi in quel periodo. Un inferno, un inferno. Anche perché per qualche ragione diventavano popolarissimi. In determinate cerchie di persone, ma popolarissimi. C'è da dire che in periodo di pandemia è stato fatto un casino da tutte le parti, pure dalle riviste autorevoli. Dato che si era in stato di emergenza, si è deciso di rendere pubblici gli articoli scientifici in preprint, ovvero subito dopo averli mandati alla rivista. Prima della peer review, prima della revisione, prima ancora che qualcuno ci facesse un controllo. Servivano informazioni urgenti, giustamente, no? Inutile dirvi però che è successo un casino. Però gli articoli predatori dedicati al Covid li raccontiamo in un altro video, perché è un argomento bello croccantello e voglio trattarli come si deve. Graucio, ma lo sai invece chi è che non dice cavolate, che parla sempre in modo scientificamente accurato delle cose? My Love, lo sponsor che ci ha supportato oggi. E fidatevi, potrebbe interessarvi. Per quelli di voi che non conoscessero My Love, My Love nasce come un laboratorio di analisi veterinarie, ma poi ha sviluppato una vera e propria rete organica per aiutare in toto l'attività dei medici veterinari, anche con servizi fondamentali, analisi di laboratorio e prevenzione. Ad oggi è il primo laboratorio di analisi veterinari in Italia, giusto per capirci. E ve ne parlo perché ha pubblicato questo, il libro cucciolo di My Love, sottotitolo I consigli del veterinario. Ora, scherzi a parte, questo è un libro che consiglio a tutti coloro che convivono con un cane o si preparano a farlo. Parliamo di un manuale su cui trovate tutto quello che potrebbe servirvi, dalla crescita all'alimentazione, e che è stato scritto con una collaborazione degli esperti veterinari di My Love. Hanno collaborato un clinico, un nutrizionista, un infettivologo, un'esperta del comportamento, un'esperta della riproduzione e neonatologia, ed anche un biologo che si è occupato delle nozioni fondamentali sulla genetica del cane. Che poi è questo, è un capitolo super interessante. Anche perché qua ci sono queste tabelle importantissime dove sono elencate razza per razza tutte le patologie genetiche attualmente identificate nel cane. Quindi non so, se avete un cane di una razza particolare o lo state adottando, qui potete vedere un pochino quali potrebbero essere le malattie genetiche. Comunque, per dire, alcuni degli articoli sono: adozione oppure acquisto, finalmente a casa, subito dal veterinario, i primi mesi insieme, giocare in casa e al parco, razza o meticcio, parassiti, tutto quello che bisogna sapere. Qui c'è praticamente il capitolo di scienza brutta sui cani. Insomma, è una roba che potrebbe interessarvi. Io vi lascio in descrizione il link all'acquisto del libro e noi ci rivediamo presto. Ciurma.